Salve ragazzi, oggi andremo a vedere l'interfaccia di Unity, i suoi vari pannelli, layouts e comandi di navigazione. Non ci dilunghiamo oltre e cominciamo subito. Apriamo Unity Hub, dove saremo indirizzati nella sezione Projects. Clicchiamo quindi New Projects. Scegliamo un template 2D o 3D. Non abbiate paura, è tutto modificabile in seguito. Assegniamo un nome al progetto e ovviamente scegliete un nome facile da ricordare, come faccio io, in modo da agevolarvi la vita futura. Clicchiamo Create Projects. Nell'attesa che il progetto venga creato vi consiglio, mi raccomando nell'ordine preciso che vi dirò, di andare all'appuntamento che avete fissato con il parrucchiere, portare a spasso il cane e passare al forno per prendere il pane. Una volta tornati a casa sarete pronti per entrare su Unity. Cominciamo con il pannello Hierarchy, dove si potranno creare Game Objects, cioè gli elementi del gioco. Di default abbiamo già una scena di esempio, la main camera e la directional light. Nella schermata Scene, che sarà anche la schermata principale dove andremo a comporre il nostro videogioco, potremo spostare e modificare i nostri Game Objects. Per navigare all'interno della scena possiamo zoomare con la rotella del mouse, trascinare la visuale tenendo premuto la rotella e muovere la visuale come se fosse in prima persona con il tasto destro del mouse. Se per qualsiasi motivo non trovate un oggetto, basterà selezionarlo nel pannello Hierarchy e premere il tasto F. Su Game sarà visualizzato ciò che viene ripreso dalla main camera e quindi proprio come sarà in gioco. Tasto play per far avviare il gioco, tasto pausa per mettere in pausa il gioco, tasto di freccetta per andare avanti frame per frame. Cliccando su un game object potremo vedere qui nell'inspector gli elementi e le caratteristiche di cui è composto e nella quale in seguito sarà possibile aggiungere scripts di codici e tante altre funzioni. In questo pannello potremo trovare gli elementi che ci servono per creare il nostro gioco, cioè animazioni, scripts, materiali, scene ed eventuali pacchetti scaricati dall'asset store di Unity. In console vengono segnalati errori, segnalazioni o messaggi di debug del gioco. Per esperienza vi posso assicurare che presto lo odierete, in quanto gli errori spunteranno come funghi e dovrete recitare parti della Bibbia per poterli risolvere a mente lucida. In alto a sinistra abbiamo il menu dei comandi. Creiamo quindi un cubo d'esempio per comprendere meglio come funzionano. Tasto destro del mouse, 3D Objects e Cube. Mi raccomando, rinominate sempre che è molto importante. Selezioniamo il Game Object. Da qui sullo schermo vi sarà mostrata anche la corrispettiva scorciatoia da tastiera. Partiamo quindi con la mano amica, che serve per spostare la schermata come se fosse un foglio di carta. Tasto di movimento per spostare nei tre assi dimensionali il cubo. Tasto di rotazione per ruotare il cubo. Tasto di scaling che serve per aumentare o diminuire le dimensioni. So che volete avere anche voi questo tool nella vita reale. Spostiamo la visuale in 2D per vedere il funzionamento del tasto di scaling bidimensionale. Ritorniamo in 3D e il tasto di trasformazione ha la sorprendente capacità di rendere inutili i tasti di scaling e rotazione, in quanto è solo una loro combinazione. L'ultimo non lo analizzeremo, in quanto non siete ancora pronti per conoscenze così avanzate. Ok? In breve, permette di modificare il collider del nostro oggetto, che vedremo in un prossimo video in modo più dettagliato. Se il video è stato di vostro gradimento, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividete e scrivete nei commenti ciò che non vi è chiaro. Grazie della visione e alla prossima!